Come avete visto, oggi siamo su NBA 2K21. È un gioco a cui non ho mai giocato, neanche i precedenti NBA non li ho mai giocati. Io non seguo neanche il basket. Ho giocato solamente a basket quando ero alle elementari. Per tutti quei 5 anni elementari io ho giocato a basket, quindi vagamente qualcosa di basket so, ma veramente poco. E allora ho pensato, vabbè, proviamo a fare un video su NBA, che comunque come sport il basket non mi dispiace, anche se comunque purtroppo non lo seguo. E ad esempio anche NBA non so neanche bene i giocatori, cioè non so i giocatori, sono tre giocatori in croce. E però niente, volevo provare a fare questo video, fatemi sapere la vostra e niente, andiamo subito sul gioco, dai. Eccoci qui nel menu, volevo fare un paio di partite a gioca ora per vedere come me la cavo, visto che appunto non ho mai giocato, solo visto vagamente i comandi. Poi stavo pensando di fare un video magari su My Team, giusto per iniziarlo, darci un'occhiata e vedere un po' com'è tutta la modalità e se magari vi può interessare, magari ci potrò fare altri video. Voi fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E non sapevo se fare anche la carriera perché effettivamente la stanno già portando altri YouTuber e poi non lo so. Adesso comunque deciderò. Voi magari fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti se vi piacerebbe vedere anche questo genere di video. Adesso andiamo in gioca ora, facciamo questo, gioca ora. Allora dai, andiamo diciamo sul banale tra virgolette e scegliamo i Lakers. E facciamo contro... Boh, cazzo... No, ok, niente, è partita, fa lo stesso. Non ho visto contro chi siamo, ma pazienza. E direi che i titolari comunque vanno bene. Ma sì, non sto a fare dei cambi. Vai, automatico. Tutte le varie impostazioni non le so, quindi più o meno lasciamo come è già preimpostato, andiamo sul sicuro. No, comunque so che è sempre stato fatto bene. Sì, però vabbè. Beh, bello però è fatto bene, la grafica ci sta. Allora, vediamo se sono capace. LeBron and Davis, the incredible forward pair. Diciamo bene. Bradley is out there with Green, and it's McGee in at the five, roaming the paint. Oddio, There's Bledsoe, and he takes it in for the layup. calma. Ecco, mi piace vederla da qua dietro, ma la visuale. Vuoi salvare? Sì. Ok, ho un po' paura, eh. Bledsoe's got the game going here with the first basket for Milwaukee. And Eric Bledsoe, a special kind of athlete. And three separate knee surgeries in the rear view. But still, so Mica fast, male. his teammates call him Ferrari. No, vai. A muscle car might be more accurate. Bounce pass, Antetokounmpo. Middleton Vai, back out to vai, vai. go. Oh man, as good of a shooter as he is, it drives him crazy to miss a wide open three like that. Sembro quasi forte, sembra. Beh, più o meno i comandi, più o meno li ho letti, vediamo se riesco a... Ho un po' paura, vediamo. Buono. Let's maximize what he can do. One of my favorite bigs in the entire NBA. When Questo Davis male. is on the floor, it's appointment viewing only. And for everything No, that Anthony qualcuno. Davis does on the floor, you can't. Pass to Davis. Feeds it to LeBron. Dai, entra. Oh, grazie. Però è divertente a giocare, devo essere sincero. Ecco, devo solo capire un po' come... Oddio, cosa fa? Devo solo capire come si marca, magari. Sì, mi parte. Bene, non so difendere. Questo l'abbiamo capito. Bello questo. Bello, bello questo. Bello, questo mi è piaciuto. Devo solo capire come si difende questo gioco. Sì, vabbè, ma chi lo marca, mia nonna? Bello da tre. Bello da tre questo. Morris is a great stretch four. Spaces the floor beautifully. You can't lose him out. Ma nessuno che. Good work there as it goes. Non riesco a capire come si difende. Vai. Sì, così da tre, mi piace così.
Sì, ma questi sono dei fenomeni. Stanno facendo il culo. Comunque chiedo scusa, ma è la prima partita che faccio a sto gioco e non... Magari... Ma sì, ma chi li marca? Ma come faccio? Ma se nessuno li marca? Ok, che sarò scarso, però sei un po' eccessivo. Oh, vai così. L'unica cosa che devo imparare a fare è difendere. Quella che mi manca un po'. Ecco, è andato via. No, c'ero quasi, più o meno lo stavo, li stavo tenendo, dai, ci siamo quasi, sto imparando piano piano. No, sì, così, questo mi è piaciuto. Fatemi sapere comunque cosa ne pensate, se volete vedere altri video di NBA, mi raccomando. Magari segnatemi se sapete qualche trucco per imparare a difendere meglio. Ma non può, ma come faccio a fermarli io? È impossibile. Dai. Grazie. Grazie, ne è entrato uno. Ma ditemi una cosa, è difficile difendere in questo gioco o sono io che sono un po' disabile? Chiedo, perché magari... E riprovo da... Niente. Voglio provare da tre perché... Schiacciato in faccia, mannaggia la miseria. Sì, una l'abbiamo recuperata, non ci credo. Vabbè, niente. Una volta che potevo fare punti facili. Niente, ero così contento, ero riuscito a recuperarla e ripartire. E questo schiaccio domattina, cioè alto un metro e uno sputo. Oh. Prego. Okay. Ma dai, non ci credo, ma eravate in tre e l'ha preso lui. Niente, sono negato per il basket. In effetti non ero molto forte quando giocavo a basket. 60-35, male. Male, 60-35. Smetta di farmi mangiare male. Oh, non ci credo, l'ho stoppato. No, come? Non è vero. Ma no, ma sei un seghino. Vai Caruso. Ehi Caruso, così. Ma? Fallo mio. No, dove è andato quello? Vieni qua, no. Vieni qua. Ecco, canestro. Tutti a saltano a minchia. Almeno. Cosa siamo? 76 a 42. Beh, dai, sono una trentina di punti, insomma. Niente di che. Non facilmente recuperabile. Prima da tre. E va. 77-45, dai che recuperiamo. Probabilmente tutti quelli che giocano a basket o che seguono il basket si stanno rabbrividendo a vedere sta roba. Vi chiedo scusa. Qua ormai stiamo arrivando a livelli imbarazzanti. 80-48. Male. Cioè io cosa posso fare quando difendo? Fa. È l'ultimo quarto, è finita. Mi sa di sì. Che dire? Finita bene, molto bene. Finita solo, dai, 83 a 48. Niente, proviamo a fare un'altra. Niente, squadra casuale per loro, facciamo i Denver Nuggets. Io invece vado a scegliere. Dai, noi scegliamo invece i Miami Heat. Così. Giusto perché li conosco. Dai, cominciamo, speriamo vada meglio. Leggermente forse imparato qualcosa, spero. Speriamo vada meglio della prima.
They've got Jimmy Butler. Okay. Adebayo is out there with Jay Crowder. Then it's Robinson and it's Dragic. Cominciamo così. Così subito. Due punti, siamo già. Io sono già contento. Per me può già finire qua. No, dai. Ho diminuito il tempo in partita. La difesa va perfezionata. Mamma mia. Up top Dragic. Outside for Robinson, wide open. Sono diventato fortissimo. Sto imparando un pochino a giocare, forse. Ah. Niente, ritiro quello che ho detto pochi minuti fa. Ma perché? Ma sì, vabbè. Sono gli scarponi. Mamma mia, dai che questa è un po' più contesa rispetto alla prima. Non conta un cazzo sta cosa. Però ho visto che si può fare. Ora smetto di farla perché veramente non conta un cazzo. No, questo è andato male. Okay. Tornate. Tornate, dove siete? No. Vabbè, qua segnano da ovunque. Ho saltato mezz'ora prima che tirasse. Ci sto provando. Più o meno ho capito come si gioca. Il problema è fare quello che voglio fare. Sì, vai. And a chance here presented by Gatorade to see who's on the floor. All fueled up and ready to go for the second quarter. No. Ok, è andata. Cosa siamo? 20 a 15, dai. È fattibile. Considerate che questa poi è la mia seconda partita, quindi faccio un po' complicato. Non ho mai giocato NBA. Come giochi sportivi ho sempre giocato solo a FIFA, praticamente. Però è divertente, se riuscisse a capire come... Faccio sempre fallo. Se riuscissi a capire comunque come si gioca, come si difende bene. Ho letto un po' i comandi, ma... Vabbè, considerando che non conosco neanche il basket. Cioè, praticamente, appunto, come ho detto all'inizio del video... No, triste. Come ho detto all'inizio video, ho giocato solo 5 anni in elementare e poi dopo per il resto non ho mai toccato più una palla da basket, quindi non lo seguo neanche. So le regole, però le so. Questo è volato proprio. Le regole le so, però. Ci proviamo da 3. Vabbè. Tira, troppo sotto. Riproviamo da 3. Ok, buono. 25-23, ci siamo, dai. Forse ci siamo. Corri. Dove è andato? Ma se, sì, vabbè. È andato a prendersi un panino, quello. Buono. Qua siamo, 31-28. Sì, così. Fallo. Dai, vediamo se riusciamo a farcela. Che brutto. Che brutto. Vai, questo è perfetto. Ottimo. Così, a casa mia. Sperato. È una disfatta. Si vede che non ci ho mai giocato a sto gioco. Si vede un sacco. Ah, buono. Potevo provarlo prima di portare, diciamo, il video, però avrei dovuto fare delle partite senza registrare. Comunque ho deciso di invece di buttarmi senza registrare per vedere come andava, per fare video come proprio far vedere la prima volta che giocavo a questo gioco. E insomma, è andata molto bene. Fatemi sapere la vostra. Oddio, non ci credo. Dai, c'è meno però.
Okay. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando, e se volete vedere altri video di NBA, questo qua era giusto un primo video per vedere anche da parte mia come va NBA, cioè come va come gioco, se vi può. Cosa è successo? L'ho recuperata, non ci credo. Niente. Dicevo, è un video. Fatto a fare questo video per vedere un po' anche da parte mia come, se mi piace questo gioco. Se. Mamma mia, sono entrato fortissimo. Basta. Tira, no, niente. È da parte mia per vedere come mi sembra il gioco. E comunque non mi dispiace, devo solo imparare a difendere. E anche da parte vostra, se mi può interessare come gioco e se volete vedere magari altri video. Non di questo genere, perché nelle partite così penso che non le faccio più. O faccio appunto My Team, un video su My Team per vedere un po', per iniziare, per vedere un po' com'è. Oppure anche per la carriera magari, se poi mi pensate di iniziare, fatemi sapere comunque qui sotto nei commenti la vostra. Carriera mi sembra interessante, insomma. O comunque, peggio di così non posso fare, quindi posso solo migliorare. Niente, stanno andando a casa loro. Come si fermano? 57-35. Io ero contento che ero partito leggermente meglio. Perfetto. Niente, 57-41. Benissimo. Direi che è andato da Dio. Bene. 57-41, niente, queste erano le prime due partite che giocavo NBA 2K21. Come gioco non mi dispiace, però insomma sono un po' scarso, devo dire. Non è che me la cavo benissimo. Niente, come gioco appunto, come ho detto, non mi dispiace. Fatemi sapere se vi interessa vedere magari la My Team o la mia carriera. Voi mi raccomando, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Ecco cosa succede quando uno che non conosce il basket o comunque che non conosce NBA 2K21, neanche 2K20 e tutti gli altri, gioca per la prima volta a un gioco di basket. Insomma, non è finita bene. E niente, appunto, per questo video è tutto. Voi fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando, come avevo già detto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo con un prossimo video.